Aloy! 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 Zeb. Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri sono... No, no, sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Teb. Io devo andare. Affronterete il vero sole, demoni dell'ombra. Via. Non ho ancora esaurito la forza. Sono stata centrata da ghiaccio e da nessuno. Nessuno si sottrae a una sfida. Ora riposa, cacciatrice dei ghiacci. Tengo per dopo. È iniziata. Ade sta trasmettendo. Se Ade ha avviato il segnale, deve essere riuscito a superare le difese. Finora, l'avanguardia di Eren. Devo arrivare lassù. Devo continuare. Non posso fermarmi.
Sapevo che non era facile. Quindi non si torna indietro. Aloy! Sono vivi! Aloy! Beh, lo vedete? Pensavamo che fossi caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non da sola. Tocca a me. Andavamo comunque verso... Bene. Il demone di me... Dovrei rifornirmi. Ora un po' più. L'arrivo dell'entità è stato anticipato. L'entità non interromperà la trasmissione. Al contrario, i calcoli sono precisi. La presenza dell'entità era prevista.
distrutto l'ultima corrotta! Minaccia di sistema imminente. Sono più di una minaccia. Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Ok, Gaia. Scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto. Sì, beh, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini, ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 10 anni. Domanda. Quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri. Subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino.
Domanda. Cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e... parlò. Domanda. Che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse... Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa e ostinata, inarrestabile anche, ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Allora, è tardi, notte è venuta praticamente, però mi sono un po' emozionato, a parte il fatto, quando mi avete visto mettere in pausa durante il boss è perché stavo starnutendo da morire, perché sto un po' male, diciamo, un po' tutto il giorno che sto male, non so se è la regia o proprio mi sono raffreddato a prescindere. Devo dire che mi... avrei dovuto finirlo prima, sì. Avrei dovuto decisamente finirlo prima questo gioco. Avrei dovuto giocarlo pieno proprio prima. Ora il punto è che la serie tecnicamente sarebbe finita, ma vorrei anche fare DLC. Probabilmente DLC lo farò con la voce, perché tanto il gioco iniziale dovrebbe essere finito. DLC, non, l'espansione tecnicamente dovrebbero essere poche missioni. Però che dire, il gioco mi ha preso bene, devo dire che merita quello che ha vinto ed è decisamente uno dei migliori giochi che ho giocato. Avrei dovuto giocarlo prima, sì, avrei decisamente dovuto giocarlo prima. Vabbè, colpa della mia pigrizia, non l'ho fatta. E niente, allora, questo sarà probabilmente l'unico commento adesso che sentirete. Direi che vi vedete tutti i titoli, perché ho intenzione di farli lasciarli, perché l'audio della musica è bassissima, quindi cioè malapena si sente se ci parlo sopra, però bello, bello, un po' anticlimatico il finale, nel senso che è arrivata lei, ha fatto, l'ha colpito e basta. Mo non so se io ho fatto bene tutto, nel senso, perché vedete c'erano gli alleati alla fine. Immagino che se non facevo le missioni secondarie non c'erano, tipo morivano, cose così, perché mi è venuto il dubbio prima di partire a fare la missione finale.
di patto, ma non è che devo fare per forza le missioni secondarie, sennò questi crepano. Ho detto, non è che c'è qualche alleato che non ho ancora visto? Quindi non lo so, fermarlo sotto poi indietro. E adesso probabilmente ci sarà, che ne so, non un finale segreto, ma probabilmente il finale, ciò che porta al finale. Cioè penso ci sia il free roaming, cioè io che posso girare perché altrimenti il DLC l'avrei fatto prima. Se non posso farlo subito, cioè nel senso se non c'è il free roaming dopo il finale, il DLC ragazzi tranquillamente ricarico la partita prima perché ho salvato manualmente. Ricarico la partita prima della battaglia finale e faccio anche il DLC di quelli. Quindi niente, vi lascio ai titoli di coda, ci vediamo ai prossimi video ragazzi, non dovrei essere stato in grado di finirlo entro febbraio, con tanti video, tecnicamente sì. Niente, ci vediamo ai prossimi ragazzi, vi ringrazio se avete chi ha visto questa serie, e niente, ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di cliccare il video e vi ricordo un gamepad alla mano, si può cambiare il mondo. La 94 nel momento è tutto. Bye bye. Ciao, mio vecchio amico. Ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi?